che mi sa che Spot a sto livello l'abbiamo perso. Lo dico senza troppi dubbi, sinceramente. Secondo me, questo livello, Spot rimane qua. Ecco qua. Meno male che il calcio in volo ti salva la vita, letteralmente. Ecco fatto. Ah, che è? Di nuovo il sasso? Sì. Ma porca. Allora, onesto, non era leggibile quello che stava per succedere. Dammi un paio di mutande pulite, va, che queste si sono un po' infiammate. Ok, bravo. Vai. Ok, perfetto. Sto livello è tutto un continuo di insicurezza della serie. Oh, ma ci arrivo lì? Ce la faccio a sopravvivere? Questa parte qua è carina. Questa parte qua è carina. Scusa un attimo. A parte perché è sprofondato che c'era il geyser lì, ma comunque. Io volevo solamente vedere se tipo il geyser mi portava in alto. Ah, ma sprofonda, sì, stiamo su troppo tempo, ecco perché. Oh, porca miseria. Ehi, tanta difficoltà per sto livello, eh. Ci siamo impegnati, vedo. Bravi, bravi. Io però devo arrivare qua. No! Ho usato il doppio salto nel momento del salto. Oh, meno male che va. Grazie gioco. Ok, ora proseguiamo. Ma il cane mi sa proprio niente, Plankton. Mi sa che a sto livello niente, niente. Ciao, ciao, bau, bau. Ecco qua. Scusami. Apparimi addosso la prossima volta, mi raccomando. Dai. Ecco qui. C'è quello che spawna. E dobbiamo occuparcene subito. Attenzione al vermone. Ok. Maschera, eh? Cosa devo fare? Devo colpirlo quando appare, qualcosa del genere. Grazie, grazie, grazie. Corri. Cosa? Cosa che mi ha colpito che non c'è ancora lui? Che bugia. Vediamo se cade nel vuoto. Addio. No! Porca di nuovo. Oh, l'ho colpito in faccia. Che stronzo. Ma secondo me c'è tipo un modo di colpirlo. Grazie, grazie. Prima ancora che lui spawna o che despawni, qualcosa del genere. Ci arrivo là. No, perché prima devo colpire loro due. Ecco qua. Ok, checkpoint. Di nuovo abbiamo il nostro amico roccione. E via. Ma almeno andasse avanti da solo sta parte. Cioè, no, 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 in sto giro devi continuare a muoverti tu. La serie proprio. Fai tu, vai, vai. Scusa, vabbè, no, dai, meglio evitare. Quello è un mezzo shortcut, ma guarda, preferisco evitare di morire inutilmente. Tanto, voglio dire, non è che abbiamo molto altro da fare, no, qui. Però io l'ho preso lo stesso perché sono un bravo bimbo. Tutto questo solo per prendere la gelatina più grande. Niente più, niente meno. Che poi, con la musichetta meno azzeccata possibile, proprio. Zero totale, proprio, ma niente, proprio. Aspetta. Ok. Dov'è? Cos'è? C'era qualcosa? No? Strano. Io ce l'avrei messa. Ecco fatto. Grazie e... addio sasso. Sei stato il mio più grande amico in questo livello. Ma dai, l'effetto della lava. Non sono riuscito a frenare abbastanza. L'effetto della lava pure sul legno, dai. Ma guarda, ma ti paiono dei dettagli giusti.
Oh, mamma mia. Magari mi lamento del niente, per carità, però le sapete fare le cose. Sembra proprio che frega niente, voglio dire. Sembra che proprio fatto giusto perché sì, dai. Ok, eccoci qua. Esplosione alle spalle. Gabonza. Oh no. Mani. Cosa? Ma perché? Che è successo? Ah vabbè, guarda, lasciamo perdere che è meglio. Vedi, ma mettimi un minimo di musica di tensione qui, no? Ah, non è ancora la musica tiki. Aia. Siamo ancora alle Hawaii. È come... sembra di essere in un minigioco a tempo. Clock, click, click, clock, clock, click. C'è anche il rumore dell'orologio. Attenzione, fa caldo. Ecco qua. Io non sento più la lava che ci corre dietro comunque. Fammi indovinare. È lo stesso mi... il cane. Ciao. È lo stesso minigioco dell'isola... dell'isola, sì, del paese di Bikini Bottom. La vera domanda è... cosa dobbiamo fare? Ah, dobbiamo... allora, quella è Perla che ha visto Squiddy cadere mentre prendeva le meduse. Hanno catturato Squiddy e c'è SpongeBob e Patrick. Questa è la trama. Stella, medusa, pesce, conchiglia, cuore. Perla si lamenta e piange e fa eruttare i vulcani. Ed infine, cuore. Ruga ciaca. Stanno esaminando la storia esattamente come abbiamo fatto noi adesso. No, di nuovo la cosa del cespuglio. Arg arg. E arg arg. No god balaga palenga. Unga, not coral sponge gar. Sponge gar. Ah, predicevano il futuro, quindi. Risolvi l'enigma. Che enigma devo risolvere? Cosa devo fare? Ok. Corri SpongeBob. Andiamo a tirare via quella liana. Ba-boom. E ba-boom. E Ugagelli. Ok, fra. Andiamo già al prossimo, che adesso riappare. Corri. E ba-boom. Preso. Preso. Ce n'è ancora uno. No. Stavo cercando di capire se c'era qualcos'altro da comprendere, ma onestamente non lo so. Oh no, ma povera. Ok, blu. Dio mio. Blu, giallo. Porca miseria, ma sta parte qua è difficile da tirare giù, L'unico modo semplice per evitarla. Cosa devo fare ora? Ah, tirare giù. Ok, ok. Vado.
Corri, SpongeBob! Ok, in realtà è più semplice di quanto non sia. Sono le colonne di fuoco che ti fregano. Una volta che le vedi arrivare, in realtà è più semplice di quanto non sia questa parte. Anche perché le lacrime non è che ti facciano danno, eh. Ok, c'è quello che spara, ma babum. Dov'è il fra che spara? Eccolo lì. Aia. Ok, dai che ne manca solo una. Oh no, il vermone. Preso. Corri, SpongeBob. Paio di mutanda. Dov'è? Corri. Ah, devo evitarle. Ecco qual è il trofeo. Ce la fu, SpongeBob. Ce la fu. Huh? Squawk trapped here with two morons. No. Ongo Jogi. Ah, vabbè. Credo che sia stato il livello più veloce di tutti questo, in realtà. Forse questo dimostra un certo disinteresse nel continuare seriamente. Ah, ecco, ora posso scalare. Ora possiamo andare su. Parla normale. Squidward, I don't know if you've noticed, but I want you to hear it from me first. You're still talking like a cave squid. Gaga. Gaga. Looks like Squidward's vocabulary is stuck between the cosmic rifts. Mannaggia. Madame Cassandra will help us get it back. Allora, Madame Cassandra deve aspettare un attimino che io vado a cercare una cosa. Ma scusami, ma io l'altra volta non ero già riuscito a salire fino a qua, almeno? Allora, lì c'è la moneta. Ma mi sembra che manchi ancora qualcosa, o sbaglio? Allora, che ci avete? SpongeBob, good that you're here. I need your help with a problem I'm having. Anything for you, Sandy. Esatto, sentiamo. The heating for my tree dome broke when we came back. I have a little emergency machine for cases like this, but it needs some really hot objects in order to function. Ad esempio? We'll keep our eyes open on our adventure and bring you back as many hot objects as we can find. You're the best. Thanks, SpongeBob. Cioè, in sostanza, vai e cerca oggetti. Queste sono tutte le missioni secondarie di sto gioco. Quanto impegno. Ah, guarda chi c'è. Check out my new ride. It helps when I need to rest my peg leg. Vabbè, c'era sempre con noi lui. Allora, Cassandra. My favorite sponge lackey has returned. With lots of jelly, I hope. Dipende, tu cosa hai da darmi? Ah, Cassandra, but can you use it to restore Squidward's vocabulary? It kind of got lost in all the cosmic chaos. This precious jelly is not to be wasted on the minor inconveniences. This is about the big, the really big, the biggest picture. My once in a lifetime opportunity for world domin- I mean saving. Save the world. Saving the world. Well, if you can't help Squidward, I gotta find someone who can. Someone who has a way with words. Someone with a vast vocabulary. But who? Oh, how about Gary? That's a great idea. Gary's a well-read master of linguistic finesse, and he definitely has a book or two that'll help Squidward. Direi di no, eh. Let's check out his library right away. Yeah, plus he knows how to say meow. Oh, boy. Well, when you finish that, here's a new cosmic costume for your next jelly run. Allora, è sicuramente un mondo medievale, ma... Tis I, Sir Squarepants, ready to rescue another companion. Hurrah! Allora, andiamo a vedere la libreria di Gary. Eccola qua. I always get hungry when we go to a library. Perché? Don't you remember what happened last time, Patrick? The no food and drink sign is there for a reason.
The food on the sign is what always makes me hungry. C'è ragione però, Trova libri, trova dizionario. Eccone uno. Eccone due. Eccone tre. Wow, che grande missione. Vieni, Squiddy, leggi un po', va. Passa il tempo. Squidward. After all, it helped Gary to learn all those fancy expressions he uses. Ah, devo leggere di nuovo. Je vous déteste. Ma parla in francese ora. Coughing doesn't sound too good. Yeah, if you ask me, I always eat something very rough to send down the cough. Ooh, we could try that. But first, let's try something more refreshing. Where can we find some delicious slurpable beverages? Non ne ho idea. Trova le bevande. E vai, viva il collezionismo. E comunque, se vogliamo andare in un mondo medievale, credo che questo sia il costume più appropriato.